Basically, avevo intenzione di chiudere la baracca e smettere di fare video, ma forza maggiore mi ha costretto a farne un altro. Il titolo dice tutto, ma questa, per me, all'inizio, era una semplicissima notte in tira U, e solo verso metà incontro mi hanno fatto notare che stavo proteggiando il primo della classifica. Conaka, ti inizia davvero male, perché l'avversario non è un Nambo, mi scouterà con il Protect, e io tiro un calcio in volo a vuoto. Ora non voglio fare il Mega Pro, però penso che... cioè, ormai sapete che ho vinto, sennò perché lo mettevo a fare questo video, no? Però penso di aver vinto, soprattutto perché il mio avversario ha una grande debolezza. Non ha dei giusti. Non ha un giusto Pokémon che cecchi i ball switch di Raikou. E secondo me, cioè, ora che ci penso, penso che un Pokémon di tipo Terra sia indispensabile nel team. Tipo Terra, Sorbivolt, quello che vi pare. Però perché non lo so, mentre dietro marcia una poveraggio che fa male, non ha tantissimi tipi, quindi gli metti un acciaio, gli metti un volante. Voltage fa male, ragazzi. Dopo due tante non avevo motivo di continuare, così vado di faccio un volo. Critto, abbastanza fortuna. Però per quanto possa aver axato, io avevo ancora Aetron. Quindi, cioè, non penso che la partita si possa considerare vinta per via di quell'axe, perché ho Aetron pronto a cercarlo. Va bene, Moonblastami, addirittura non c'era Mr. Fable. A Aetron non avrebbe fatto assolutamente niente. Metto le mie rocce, perché sono sempre utilissime le rocce. Allora, come vedete, gli fa... cioè, a volte ci fa male, perché Raikou è spexato. Io penso che solamente verso questo momento mi hanno detto che stavo combattendo contro il primo classifica, perché ho visto giocare un sacco di gente e il mio amico Cesto Frigorifero, che ringrazio perché stava facendo il tipo per me, ha iniziato a dare di testa, forza play, forza play. Bene, questa scena, no? Che ho shottato Capable con un bullet punch. Avevo letto ieri in una discussione da alcuni ragazzi che dicevano che giocare Shizu senza danza spada è da Nambi. Tempo che voi chissettiate uno Sword Dance, un cavo player vi ha già messo un po' comunque di faccia da check a Scizor e avete buttato via un turno. Bene, fatta fuori Scizor, posso finalmente utilizzare la mia win condition, che è Azumarill. Ora sicuramente anche lui si è visto nei video e si aspettava il solito trap Azumarill, ma non è così. Il che è Azumarill! Azumarill ha fatto pezzi quell'età di Pokémon avversari e lo ringrazio molto di questo. Adesso vado di Shizu e non ho motivo di non andare di retromarcia perché sono già spandato e quindi avrei fatto danni ingenti a Slowbro. Non è andata così, ha switchato. Vado di Earth Power, lui mi scoutra, ma io continuo ad andare di Earth Power. Posso anche saccare il mio Aetron, perché tutto quello che voglio è o fargli danno e lasciarlo come qui almeno al 50% o ridurgli a difesa speciale in modo che il Raikou lo sciocchi. Della difesa speciale c'è, quindi lo scontro si conclude qui. Posto l'ultima parte della chat per far vedere che io ero davvero ignaro che stavo combattendo con il primo nella letter. Infatti potete vedere il suo rank del 2020. E qui abbiamo Cesto Frigorifero che vi saluta. E io colgo l'occasione di ringraziarlo per avermi supportato. Ringrazio tutti di aver visto il video e vi invito, come al solito, se il video vi è piaciuto, o di condividere o di mettere mi piace alla pagina di Facebook, dove che troverete il link in basso. Alla descrizione. Ciao ciao a tutti.